L'inchino della discordia fa discutere ancora. Durante la processione di Sant'Agata di quest'anno, il 4 pomeriggio, la candelora dei fruttivendoli si sarebbe fermata più del dovuto, avrebbe fatto un inchino vicino alla casa di un boss agli arresti domiciliari vicino al bastione degli infetti. Una ricostruzione che ha fatto insorgere i portatori del cereo, che hanno smentito tutto e si sono rivolti ad un legale per tutelarli. Quella sosta c'è stata fuori dalla processione, dicono i portatori, ma è stata una pausa tecnica per verificare la tenuta delle corde, che non erano in buone condizioni. Una fermata di 3 ore che necessitava di alcune manovre per verificare se tutto era tornato alla normalità. I portatori dicono anche che erano state necessarie alcune manovre, le furriate in gergo, che si effettuano andando avanti e indietro con la candelora. Come si prova una candelora? Andando avanti e indietro, voltandola a destra e sinistra per verificare la tenuta delle corde. Quindi non è stato fatto nessun inchino, nessuna onoranza a personalità criminali, non criminali. È stato riportato un fatto falso, pertanto i responsabili del cercolo avvieranno azione legale nei confronti di tutti gli organi di stampa che hanno diffuso questa pessima notizia, che fa male a loro, ma ha fatto male a tutta la cittadinanza. Prende le distanze anche l'arcidiocesi, che si dice colpita e rattristata per l'enfasi data alla notizia, vicenda che vede indebitamente coinvolti tutti, chiesa e città, quando le immagini e le parole riguardano non soltanto la candelora in questione, ma il volto della stessa Agata nella chiesa, di quanti si impegnano perché sia un tempo di vera festa religiosa. Affermiamo, aggiunge l'arcidiocesi, con forza il nostro impegno per la legalità e contro ogni forma di inchino che non sia riservato esclusivamente a Dio e ai suoi santi.